Ciao, sono Patrizio, questo è il mio canale, vi invito ad iscrivervi e faccio partire la sigla. Eccoci qua, oggi risponderò a due delle quattro domande che mi sono state fatte durante la presentazione del video precedente. Leggo la domanda. Caterina mi chiede: perché la pressione parziale dell'ossigeno diminuisce durante la risalita? È una domanda molto interessante e vale la pena perderci un attimo. Innanzitutto diciamo questo, che durante la discesa il volume dell'aria che abbiamo respirato in superficie tende a diminuire per effetto dell'aumento della pressione. Durante questa compressione dell'aria aumenta la pressione parziale e non solo dell'ossigeno, ma di tutta la miscela che abbiamo respirato. Se non che l'ossigeno è fondamentale per le nostre funzioni vitali ed è molto più importante che abbia una importante pressione parziale piuttosto che un grande volume. Durante la risalita il volume tornerà a essere quello iniziale, un pochino di meno perché una parte di aria l'abbiamo sprecata per compensare l'orecchio medio e la maschera e magari qualche bollicina è anche andata perduta. Ma il fatto determinante è che la pressione parziale ritorna a essere quella iniziale, quindi quel benessere che avevamo in profondità dovuto a una pressione molto elevata ci viene a mancare e può determinare una sincope, che proprio per questo motivo viene chiamata sincope da risalita. Sabrina ci chiede a questo proposito: quali sono i primi sintomi della sincope? Allora, la sincope avviene perché l'ossigeno contenuto nei nostri tessuti non è più sufficiente a sostenere le nostre funzioni vitali. È importante sapere che lo stimolo della respirazione non viene dato dalla carenza dell'ossigeno, ma dall'eccesso dell'anidride carbonica, che tende a aumentare durante la fase di non respirazione e determina il nostro desiderio di respirare. Questo sempre, anche durante la nostra vita quotidiana, anche durante il sonno. La respirazione è un fatto spontaneo determinato dall'aumento dell'anidride carbonica. Sott'acqua, quando questo aumento diventa veramente molto importante, avvengono delle contrazioni diaframmatiche, anche dolorose. Questo è un sintomo veramente molto grave da non raggiungere, perché quando avvengono le contrazioni diaframmatiche il tempo a nostra disposizione per tornare in superficie può diventare davvero molto poco. Quindi il mio consiglio è di tralasciare qualsiasi attività che noi stiamo facendo sul fondo e appena avviene la prima contrazione e possibilmente con l'esperienza anche un pochino prima torniamocene in superficie. La contrazione diaframmatica può essere ritardata da una pratica che veniva usata negli anni 80-90 e anche precedentemente, che si chiamava iperventilazione. L'iperventilazione non serviva per aumentare la quantità di ossigeno nei tessuti, ma per diminuire la quantità di anidride carbonica. Questo chiaramente ritardava il desiderio, la fame d'aria, ma aveva delle conseguenze a volte letali, perché mancando questo stimolo fondamentale si poteva andare in sincope senza neanche nessuna avvisaglia. Ma di questo argomento, che è veramente molto importante, parleremo nel prossimo video insieme alle risposte alle altre due domande a cui oggi non ho potuto dare risposta. Per ora vi saluto, grazie, questo è il canale di Patrizio, ricordatevi, mettete mi piace e cliccate su iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Buona serata.